Presidente, il futuro delle province, in che direzione ci stiamo muovendo? Noi siamo però particolarmente sensibili al futuro della provincia di Torino. Ci si sta muovendo verso l'accorpamento delle province per quanto riguarda la provincia di Torino. Sostanzialmente la provincia resta. Cioè viene detto che la provincia si trasforma in città metropolitana. Allora, il tema della città metropolitana è questo. La città metropolitana è un ente, titolo preoccupante, città metropolitana, ma nel decreto c'è scritto che il territorio della provincia costituirà l'ente città metropolitana e questo ente città metropolitana avrà le competenze attuali della provincia, tutte, più altre competenze per quanto riguarda le infrastrutture e per quanto riguarda lo sviluppo. Quindi, come dire, è una provincia rafforzata. Il tema che esiste è il sistema elettorale, come il territorio provinciale, come i cittadini dell'intero territorio provinciale eleggono gli organi, eleggono il presidente o chiamato sindaco metropolitano, cioè eleggono gli organi di questo ente. Le ipotesi sono due, elezione indiretta oppure elezione diretta. È chiaro che il suffragio universale è quello che dà più forza e che consente, secondo me, come è capitato adesso, che se c'è da fare un intervento sulla statale 460, dove la redditività immediata non è elevata, la provincia in quanto eletto direttamente si è fatto. Se invece è un tema di mediazione soltanto tra i comuni, che normalmente sono i grandi comuni, che vuol dire elezione diretta, questo sarà difficile. Allora l'elezione diretta è quello che consente a tutti di avere un ruolo e di pensare soprattutto alle zone più esterne. Quindi la città metropolitana e la provincia con più poteri non è indifferente evidentemente al sistema elettorale, perché altrimenti si rischia di creare una situazione di abbandono del resto del territorio. Si è parlato di comuni, il Canavese è proprio un po' lo specchio del territorio piemontese, molto frammentato a livello di comuni, c'è molta preoccupazione per ipotesi di convenzioni piuttosto che di accorpamento, ed è un tema che va di pari passo con quello delle province. Sì, bisogna che questo periodo venga vissuto con un po' di razionalità. C'è una preoccupazione diffusa, le decisioni del governo sono decisioni, mi pare, affrettate, prese addirittura con decreto. Io credo che operazioni di carattere istituzionale richiedono non allungare i tempi, ma freddezza per capire che cosa sta capitando, quali sono le soluzioni migliori, che non esistono soluzioni rigide, ma soluzioni flessibili in relazione ai territori e avendo evidentemente anche qualche ragionamento economico, perché le operazioni si fanno perché c'è un vantaggio economico che bisogna commisurare evidentemente a livello dei servizi sociali, ma si rischia, se c'è irrazionalità, di rispondere immediatamente a una domanda, dice bisogna semplificare eccetera, se questo non produce risultati economici e in più crea danni sociali vuol dire che si è fatto il disastro. Quindi attenzione, ponderazione, quello che ho detto al governo a Monti la settimana scorsa, cioè bisogna essere attenti e conoscere la pubblica amministrazione.